Nel pomeriggio dello stesso giorno, per i fatti avvenuti a Lanciano e per le continue escursioni aeree, la ferrovia chiuse l'esercizio. I ferrovieri furono incaricati della sorveglianza degli impianti, delle stazioni, della linea aerea, del binario e delle opere d'arte. Il 14 ottobre i tedeschi, a partire dalla stazione di Bomba fino a Marina di San Vito e Marina di Ortona e da Archia d'Atessa, cominciarono a far saltare in aria, a mezzo di mine, ponti, rotaie, pali, linee e contatti. In un secondo momento, e cioè il 5 novembre, dopo aver constatato che la linea di resistenza da Archia al mare era stata allungata alla zona montuosa ed era previsto il suo crollo, i tedeschi cominciarono a distruggere ogni cosa, da Castel di Sangro a Bomba, compresi i fabbricati per non permettere al nemico alcun alloggio per la stagione invernale. Così si ebbe la completa distruzione dei 160 km della ferrovia Sangritana. Dal 12 novembre al 2 dicembre 1943 il tratto Villa Santa Maria, Marina di San Vito ed Archia Tessa fu teatro di aspri combattimenti. Il giorno 3 dicembre i tedeschi furono sloggiati ed entrò l'ottava armata inglese. Il 6 giugno 1944 fu abbandonato dai tedeschi anche il tronco Crocetta Marina di Ortona. Il danno arrecato dai tedeschi fu enorme. Quando partì la costruzione della ferrovia? Il 10 febbraio 1911. In che anno è partito il primo treno dalla ferrovia Il di Piane 7 d'Archi? febbraio 1913. C'è qualche episodio particolare riguardante la ferrovia di Piane d'Archi? No. La Seconda Guerra Mondiale arrecò gravi danni alla ferrovia? Sì. Alcuni? Alcuni ha interrotto il ponte che passava più delle ferrovie, più quella che si paccò le macchine, in cemento. Ok. E durante la Seconda Guerra Mondiale era attiva la ferrovia? No, così, Sì. Ok. sì, perché era un ponte, però Sì, era vicino. attivo, io vado in montagna. Ok. Quando smise di funzionare la ferrovia? Il 10 del 92. Ok. E ti piacerebbe se la ferrovia tornasse a funzionare? Sì, Perché? perché è molto utile per i cittadini. Ok, grazie mille. Nonna, in che anno è partito il primo treno della Sangritana di Piane d'Archi? Il primo treno partì da Piane d'Archi il 7 dicembre 1913. Quando smise di funzionare la ferrovia? La ferrovia smise di funzionare il 18 ottobre del 1982. La guerra mondiale arrecò gravi danni alla ferrovia. Sì, la seconda guerra mondiale distrusse buona parte della ferrovia. Durante la seconda guerra mondiale era attiva la ferrovia. Sì, la ferrovia funzionava, ma a causa della guerra decisero di fermare i lavori di estensione. Ti piacerebbe se la ferrovia tornasse a funzionare?
Sì, mi piacerebbe perché così anche noi anziani abbiamo la possibilità di andare nei luoghi come Lanciano, Pescara, Testa in poco tempo.